internati, abbiamo detto, sono oggi 111. L'edificio attualmente in uso è la cosiddetta terza sezione. Una parte è stata ristrutturata, anzi l'intero edificio è stato ristrutturato prima dalle opere pubbliche e poi dal nostro dipartimento. Attualmente è in uso soltanto una parte, stiamo però per aprire anche l'altra. E qua non male si sta bene. Da molto tempo che è qui? Da 3 anni, mi sono sempre trovato bene. Siamo quattro, dottoressa. Dottoressa, gentilmente, è possibile mettere una luce nel bagno? Perché il bagno, se è possibile. Certo, se... certo. Se... E che cosa fate durante il giorno? Passiamo il tempo così, ascoltando musica e fumandoci qualche sigaretta. Partecipando ai corsi, delle attività? Sì, sì, a volte sì, a volte no. Il problema principale è il sovraffollamento e speriamo con l'apertura del nuovo, dei piani ristrutturati di risolvere. Un altro grosso problema è la scarsità di fondi che io ho a disposizione per gestire la struttura, che sono veramente ridicole rispetto alle necessità di mantenimento di standard igienico-sanitari accettabili. Il budget annuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'anno scorso erano 18.000 euro e quest'anno più o meno la cifra è quella. Poi per quanto riguarda le mercedi ho 9.500 euro mensili. Quanto tempo siete fuori dalle stanze durante il giorno? Allora stiamo dalle 8:30 fino alle 3:30, dalle 4:30 fino alle 6. Ci sono 2 ore e mezza di aria a passeggio, la mattina e sera. E mangiate insieme? Ognuno nella sua stanza. Quanti siete in stanza? In stanza siamo in 7 perché hanno chiuso l'Ambrogiana e sono venuti qua, se no eravamo sempre in 3 o 4. Quindi questo è l'unico spazio dell'Ambrogiana che viene ancora utilizzato, sì, diciamo, sì, per attività. L'Ambrogiana invece è uno spazio ricreativo, cioè culturale, diciamo così, anche per gli altri della terza.